Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Pietro La Monaco suona la carica e come sempre parla di salvezza, di un obiettivo che deve essere raggiunto al più presto. Sentiamo. Tutti noi dobbiamo cercare di tirarci fuori. Non sarà facile, però ci sono le condizioni per poterlo fare tutti insieme, senza fasciarsi mai la testa prima che ce l'abbiano rotta, lavorando fino all'ultimo, cercando di portare in porto questa barca e di salvare il Palermo. E poi ripartire, perché il Palermo merita, è una piazza che merita una competitività di primo livello. Ancora tempo di presentazioni in casa rosanero, tocca a Fabbrini e Faurlin. Sentiamo allora il trequartista arrivato dall'Udinese. Ho detto subito sì a per venire qua, perché penso che sia una grande piazza, che sia una buonissima squadra dove posso migliorarmi e dove cercherò di dare un contributo, spero importante, alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Penso che ad oggi io devo pensare solo a giocare e a far bene, poi quello che succederà in futuro vedremo, insomma. Faurlin, piedi buoni e tanta voglia di emergere nel campionato italiano. Sentiamo allora le prime impressioni da rosanero del regista arrivato dal Queen's Park Rangers. Sempre se ha escuchato il rumore. È passato un anno dalla lesione, lui ha giocato, ha già fatto la 15 di partite, quindi sta in perfetta forma. L'incidente, l'infortunio è un ricordo. Il presidente del Palermo Maurizio Zampanini promuove le operazioni di mercato concluse dall'amministratore delegato Pietro La Monaco e dice: ha lavorato bene, ora il bilancio spetta al calcio giocato, le alternative che sono andate via non si sono dimostrate pronte come speravamo. Sono arrivate alcune certezze, Aronica, Dossena, Sorrentino e Fabbrini non li scopriamo certo adesso, gli altri hanno qualità anche se dovranno prima inserirsi. È già vigilia di sfida per il Palermo, che prosegue la preparazione in vista della gara di domani alle ore 15 contro l'Atalanta. Gasperini manderà in campo una formazione del tutto inedita, in porta Sorrentino. In difesa dovrebbero andare Garcia, Muñoz e Donati al centro della retroguardia. A centrocampo Nelson e Dossena sulle corsie esterne, in mezzo Barreto e Kurtic. Faurlin dovrebbe partire dalla panchina. Iricic poi trequartista alle spalle della coppia Boselli-Dybala. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.